Buonasera amiche, buonasera amici, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono appassionato di moto. Se anche tu come me lo sei, attiva la campanella e iscriviti al canale perché pubblico video ogni giorno. Bene, per chi mi conosce già, sono in vacanza a Velletri, quindi vedete che oggi ho pubblicato, pubblicherò tra qualche minuto, quindi non la solita ora, perché appunto siamo in vacanza. E voglio parlarvi quindi di una moto molto interessante, una moto direi estrema. Si tratta di MV Agusta Brutale 1000RR del 2022 ed è una moto veramente estrema per ogni sua caratteristica. Ovviamente il marchio MV Agusta è sempre stato sinonimo di moto eccellenti. Si tratta di un'azienda che ha sempre costruito sin dalla sua nascita che parte dal 1907, partendo dal settore aeronautico e poi passando anche a quello motociclistico, poi se vi ricordo anche gli elicotteri famosi Agusta, che con il tempo appunto nel settore motociclistico si sono sempre più perfezionate, diventando assumendo insomma quello che è la sua posizione, cioè tra le moto più avanzate al mondo, con progetti quindi all'avanguardia della tecnica e della tecnologia meccanica. Quindi direi cominciamo a vedere un'immagine della moto, eccola qui, che si presenta appunto, direi, dal punto di vista estetico per un motociclista come se fosse una favola, ecco, quindi una moto veramente incredibile, no? Anche solo a vederla da fermo, una vera opera d'arte, insomma, direi che il termine più giusto è questo. Quindi partiamo dal motore che è un 4 cilindri di 998 centimetri cubici, la potenza è di 208 cavalli, quindi una potenza estrema per una moto da strada, a 13.450 giri al minuto, quindi una potenza che si trova molto in alto come regime di rotazione. D'altronde un motore che di fatto può ruotare a questi regimi, quindi a tutte le tecnologie, eccetera. Poi coppia anche questa naturalmente estrema, 116 Nm a 9.300 giri al minuto. Il telaio è di tipo tubolare a traliccio in acciaio al cromo molibdeno, quindi un acciaio arricchito con cromo molibdeno per conferire appunto doti estreme di resistenza. La sospensione anteriore, come vedete, è una forcella della Öhlins, ovviamente marca ben conosciuta e che produce sospensioni eccellenti, denominate NYX EC, di tipo olodinamico, naturalmente a steli rovesciati, si vede bene, da 43 mm escursione di 120 mm. Al posteriore invece abbiamo un sistema progressivo affidato a un monoammortizzatore sempre della Öhlins, completamente regolabile, vediamo magari qua se si vede meglio. E notare poi anche questi scarichi particolari ma se voi lo guardate veramente ha delle caratteristiche appunto di tipo estremo, dicevo scarichi doppi a fetta di salame se tagliati in questo modo, insomma, che conferiscono appunto un'ulteriore come dire, caratteristica legata alla sua brutalità. Allora, dicevo, freno posteriore tipo progressivo che è affidato a un monoammortizzatore della Öhlins, completamente regolabile, con freno idraulico in estensione, compressione e precarico della molla che sono gestiti elettronicamente ed escursione sempre di 120 mm. All'anteriore abbiamo un doppio disco da 320 mm, mentre al posteriore il disco singolo da 220 mm. Le ruote sono di tipo integrale da 17 pollici, vedete anche queste molto belle. Capienza del serbatoio di 19 litri e un peso secco di solo 186 kg. Per ultimo il prezzo di 34.000 euro, quindi naturalmente una moto del genere non può che avere un prezzo anch'esso incredibile. Bene, quindi se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, se non vi è piaciuto dislike, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere costantemente aggiornati. E qui sotto i vostri commenti, insomma, sempre molto graditi. Ciao, buona serata.